Buongiorno a tutti, oggi andiamo a riparare questa torcia ricaricabile tattica marca Krivit acquistata presso la Lidl che non ne vuol più sapere di ricaricarsi. Venite con me. Questa torcia tattica Krivit ricaricabile con batteria litio da 3,7 V 2200 mAh contiene al suo interno un LED ad alta luminosità ed una pratica lente per allargare il fascio di luce. Sono presenti all'esterno due contatti per la ricarica e dalla parte opposta un LED per la segnalazione dello stato di carica. Posta sulla sua basetta di ricarica con il nostro monitor di corrente, questa torcia non dà segni di ricarica. Non sta assorbendo corrente, ma non è nemmeno in cortocircuito, altrimenti il nostro monitor si spegnerebbe. Anzitutto vado a controllare la tensione all'uscita dei contatti della basetta di ricarica. Come c'era da aspettarsi, abbiamo 0 volt. Evidentemente questa base di ricarica è guasta. Andiamo ad aprirla per cercare di ripararla. Andiamo a svitare le quattro viti poste sul fondo e vedere qual è il problema. All'interno di questa basetta troviamo un semplice connettore USB e i contatti per la batteria, niente di più. Segno che il circuito di controllo si trova all'interno della torcia. Vado a prendere alcune misure di tensione sul circuito. Sui contatti della torcia abbiamo 0 volt, così come all'uscita del connettore micro USB. Segno che questo connettore evidentemente è guasto. In questi casi c'è poco da fare, l'unica possibile soluzione è sostituire il connettore micro USB. Con la mia solita piastra saldante dissaldante per componenti SMD, oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link qui in alto a destra, vado a dissaldare il vecchio connettore per sostituirlo con uno nuovo prelevato da questo PCB che ho in mio possesso. Basta appoggiare i due PCB per una ventina di secondi, dopodiché possiamo togliere il connettore guasto e sostituirlo istantaneamente con quello nuovo. Questa piastra è molto utile per saldare e dissaldare componenti su circuiti monofaccia. Effettuate queste saldature, è sempre bene controllare con un tester la presenza della tensione in uscita. Collego il mio nuovo connettore micro USB ad un alimentatore 5 V e verifichiamo la presenza della tensione. Abbiamo esattamente 5,21 V. Quindi ora il nostro connettore è riparato. A questo punto posso andare a risaldare all'uscita di questo connettore la resistenza di carico da 220 ohm. Questa resistenza serve ad informare il caricabatterie che è presente un circuito utilizzatore in uscita. Essendo una resistenza da 220 ohm, per la legge di Ohm, ai suoi capi scorrerà una corrente di 22 mA. Controllo visivamente la saldatura, vado a risaldare il collegamento del positivo di alimentazione che va verso il connettore per la batteria e il negativo. A questo punto possiamo andare a rimontare il nostro circuito sulla basetta di ricarica per effettuare un primo collaudo. La mia nuova presa micro USB si adatta perfettamente al foro previsto nell'involucro. Posso andare a rimontare il tutto. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. È il momento della verità. Andiamo ad inserire la nostra torcia sulla sua base di ricarica. E adesso il LED di segnalazione della ricarica si accende rosso e il nostro monitor di corrente misura un assorbimento di circa 600 mA.
La nostra torcia è riparata, non ci resta che aspettare la fine della ricarica con il LED verde. Finalmente la batteria è carica, possiamo togliere la torcia dalla sua base e verificare il potente fascio di luce che può essere allargato o ridotto a nostro piacimento. Il consiglio che posso darvi per questa torcia è non lasciarla sulla sua base di ricarica una volta terminata, perché i contatti si viziano e poi nel tempo la torcia non è più in grado di ricaricarsi per mancanza di contatto. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta. We'll be right back.